La crisi del 2007 ci ha dato l'opportunità di analizzare la resilience delle aziende. Abbiamo analizzato 700 aziende, abbiamo cercato di capire quali sono le aziende che sono state capaci di assorbire dei shock esterni meglio degli altri. Allora, la resilience la possiamo spiegare con l'immagine dell'albero che resiste al vento. L'albero resiliente, diciamo, rimane invariato. L'albero che si piega e torna è resiliente però meno, l'albero che si spezza ovviamente ha una resilienza zero. La crisi spesso viene anche utilizzato come opportunità, quindi l'albero che torna ma non nella posizione originale, quindi lì parliamo di innovazione. Nella nostra ricerca abbiamo creato una misura per analizzare il sustained superior performance, quindi la capacità di resistere ai shock. Abbiamo abbinato la media di return on equity degli ultimi 10 anni alla volatilità del return on equity. Così abbiamo analizzato 700 aziende, abbiamo poi chiesto, ma i due top di 200 top cosa fanno in modo diverso rispetto ai 200 flop? E così siamo arrivati a un modello con 7 driver di resilience.